bella iniziativa e quelle famiglie che hanno, perché comunque abbiamo scelto diciamo le famiglie più numerose, quindi abbiamo dato la possibilità a famiglie non meno di 5-6 componenti, anche 8, alcune famiglie anche 8-9 persone, quindi anche il sabato veramente di fare festa, perché comunque perché insomma è stata una bella esperienza e quindi speriamo che possiamo ripeterla anche per l'anno prossimo e quindi diciamo questa è una delle esperienze. Altra esperienza bella, per esempio, abbiamo avuto anche con il McDonald's, anche questo posso dire, basta un panino per far dare un sorriso a un bimbo, non so se abbiamo le foto. Ecco qui diciamo i nostri volontari, dove poi abbiamo donato sempre insieme al Banco Alimentare a delle famiglie, chiaramente per privacy non mettiamo le foto delle famiglie, però vi posso assicurare che il sorriso dei bimbi era qualcosa che riempiva i nostri cuori. E poi chiaramente il nostro, anche cercheremo di ripetere anche il paese di Babbo Natale, anche questo devo dire è un grosso sacrificio per tutti i volontari, per l'associazione, credetemi, è difficile, però lo facciamo perché ci ricordiamo tutti i momenti belli e vedere, dare, far credere, anche lì regalare un sorriso, perché comunque nel momento in cui il bambino dà personalmente la lettera a Babbo Natale, anche in quel momento vi posso dire che è un momento bellissimo e quindi regaliamo un sogno e una gioia a tanti bambini e anche agli adulti, diciamo che ci sono anche adulti che sono rimasti bambini. E i consiglieri comunali, ripeto, qui presenti, Adriano Trippia, Confrigolo Muzio, Angelica Lussuoso e Patrizia Mignolo, grazie di cuore. Grazie. E chiaramente tutti diciamo, gli addetti stampa, grazie.